Colombo. Attenzione! No, Biela si gira! Biela si gira. Biela si gira e probabilmente terminerà qui la sua gara. La mia gufata arriva sempre in momento meno opportuno. Anche Colombo largo. E non perde molto Biela, rimane comunque. Attenzione, Sari nelle retrovie, Sari che si va a spiaccicare a muro ai primi tornanti dopo il rettilineo di partenza, cerca di ripartire, vediamo se ce la fa. Ugo è abbastanza stante, forse tanto vediamo che Paglia non riesce ad avere un ottima controllo della propria vettura e dietro a lui Bastinaso sta guadagnando un po' di terreno. Carmera ai box. Bastinaso si sta avvicinando notevolmente a Paglia per acciuffare l'undicesima posizione. Nell'ultima curva ha mangiato tantissimo terreno, vediamo se riuscirà in questa parte molto guidata. Scusami, Guido, ma in ottava posizione Biela è nuovamente incollato a Colombo. Quindi ci spostiamo in ottava posizione e c'è il ritiro di Bughesani. Tanto Biela tocca Colombo al posteriore, non si scompongono le macchine. Questa è una zona molto sfavorevole per i sorpassi. Beh, un po' tutto il circuito è sfavorevole per i sorpassi, se non l'ultimo rettilineo. Ma il primo settore e l'ultimo sono più veloci, è più facile trovare qualche spazio, queste sono curve continue. È un continuo elastico per i due. Biela si fa vedere, continua a pressare Colombo, ma è troppo rubo la parola nelle retrovie. Robert Kenny soffia la posizione a Mauro Mariani, che procede molto lentamente, o almeno sembra accusare problemi in mezzo. Tanto c'è stato un incidente da parte di Paglia, che ha perso la posizione su Bastinaso. Anche Galota in decima posizione, arriva largo. Arriva largo mentre sta bruciando letteralmente la pista. Barabba in prima posizione ha dato ben 6 secondi di distanza. Attenzione, Raccali si è girato. Scusami Guido, ma in quinta posizione Raccali si è girato. Raccali si è girato, andiamo a rivedere il replay. Per fortuna ha evitato il contatto con il muro, veramente millimetrico, però ha perso sicuramente del terreno. Perché lui, ricordiamo, c'è Thomas Giacomelli che comunque è molto distaccato. Torniamo su Biela, che ha davanti a sé Colombo. I due hanno... Colombo è riuscito a guadagnare qualche metro su Biela. Vediamo se ci sono altri duelli più interessanti. Attenzione, Carradore in tredicesima posizione. Incidente per lui, stiamo inquadrando quasi esclusivamente incidenti, mentre io mi sposto in undicesima posizione, perché se non sbaglio ci dovrebbe essere una lotta fra lui e Pino Galota. I due erano vicini, almeno in precedenza, però abbiamo visto un errore alla parabolica da parte di Bastinaso, ma Pino, come potete vedere, è lì vicino, quindi Bastinaso ha la possibilità. Attenzione, Colombo largo! E Biela passa in settima posizione. Biela riesce a sbarazzarsi di Colombo. Gara troppo movimentata per essere seguita. C'è Franco Toma che si sta prestando a raggiungere David Consolaro e si avvicina quindi la lotta per la terza e quarta posizione. Due sono sul rettilineo di partenza, anche se per Toma sarà molto difficile in quanto è parecchio distante, a meno che non abbia parecchia velocità in più difficilmente andrà a prendere Consolaro là davanti. Io intanto continuo ad inquadrare Bastinaso, che ormai è nei tubi di scarico di Pino Galota. Vediamo cosa sarà capace di fare. Siamo nella parte terminale, che è anche questa parte molto veloce, quindi è facile sfruttare gli errori altrui. Pino va largo. Pino va largo. 17ª posizione, schivare su passa Ferretti. Sì, stavo seguendo anch'io questo trenino che Robert Kelly davanti, che tutti e tre molto larghi. Subendo il sorpasso da Schivari, passa Schivari all'interno del curvone e si porta in 15ª posizione.
Tanto e anche di cappello. Ferretti riesce a superare. Attenzione largo Ferretti. Tenta di sopravanzarlo sull'erba. Ma ha una macchina di Formula 1, non un taglierba. Non so. Ma Ferretti è sala anteriore. O almeno sembrerebbe così. Sinceramente la macchina tende a stressare a sinistra, quindi difficoltà da parte sua nel controllare la vettura. Confermo, e senza ala anteriore. Quindi ha fatto jackpot Stefano, che è riuscito a guadagnare ben due posizioni e si è portato adesso in 16. Attenzione a Schivari, quindi e si gira Schivari. Rimette in moto, vediamo se ce la fa ripartire, qualche problema, però riparte. Riparte Schivari, serve alla 15ª posizione. Anche se adesso Kenny e anche Kenny... Carradore, scusami, ma in 13ª posizione Carradore, questa cosa per lui. Intanto devo spostarmi sulle posizioni di testa, perché c'è stato un errore da parte di Giacomelli in sesta posizione. Andiamo a vedere l'onboard. Lag purtroppo, me ne scuso, ma non ci possiamo fare assolutamente niente. Comunque lo abbiamo ritrovato per Prati, quindi errore anche da parte sua, lui che era sulla scia di Luca Radali, ma comunque si era troppo lontano. Vedete come in questa parte del tracciato le macchine saltino letteralmente. È molto spettacolare da vedere, non tanto piacevole per chi ha la guida, anche perché subito dopo questo salto c'è una curva da affrontare quasi in piena sulla destra, quindi si deve cercare di trovare la miglior traiettoria possibile. Ricordiamo sempre in prima posizione Barabba, che sta facendo registrare giri record su giri record. Ha distaccato di 7 secondi Lorenzo Arisi in seconda posizione. Poi troviamo Consolaro, Toma, che è in quarta posizione, a 2 secondi di distacco da Consolaro, quindi due sono da seguire. In quinta posizione troviamo Luca Radali, in sesta Thomas Giacomelli, poi Biela, Ricciardi, Colombo, Bastinaso, Pino Galota in undicesima posizione. Poi troviamo in dodicesima posizione, 2 secondi e 8 di distacco da Pino, Paglia, poi Mariani, Carradore, Schivari, Kenny, Ferretti, Ugo, Bettinelli, poi Farmer in 21ª posizione a chiudere il gruppo Fileri. Poi via via abbiamo tutti gli altri che purtroppo si sono ritirati. Intanto continua a fare gioco a sé Barabba, lui che probabilmente era partito con l'idea di vincere. Spostiamo in quarta posizione perché Thomas sta guadagnando sul Consolaro. I due sono a 2 secondi di distacco, lo ricordiamo. Carradore ai box, se mi guido. Carradore ai box è forse fra i più vicini di tutti, c'è senz'altro. Attenzione perché intanto c'è stato un errore da parte di Bastinaso in precedenza. Quindi Pino si è potuto avvicinare e adesso inquadrato Pino, ma Pino si deve anche difendere probabilmente dall'arrivo di Paglia, che è più veloce di lui. I due sono distaccati da 2 secondi, da meno di 2 secondi, scusate. Quindi adesso dobbiamo vedere che cosa riuscirà a fare Pino, che sta perdendo troppo terreno. Quindi da seguire anche Pino. C'è Toma in quarta posizione che ha recuperato abbastanza su Solaro e tra un po' i due saranno ai ferri corti per la battaglia per la terza posizione. Intanto ci sarebbe anche da tenere sott'occhio chi riuscirà ad aggiudicarsi il premio di colui che ha fatto il suo passo. Scusate, Robert Kenny fermo a bordo pista. Guai anche per lui, fonde il suo motore Renault Turbo, l'avevano anticipato in pre-gara, alcuni piloti temevano per la resistenza dei motori turbo e puntualmente, ci dispiace per Kenny, è arrivata la mala sorte che lo ha buttato fuori gara.
Intanto è arrivata anche la tuffata da parte mia, perché... Attenzione, un grandissimo incidente tra Carradore e Ferretti in 16esima e 17esima posizione. Andiamo a vedere, Carradore sta ripartendo, quindi andiamo a vederci questo bellissimo incidente. E passa Pettinelli anche. E passa anche Farmer, Carradore in grossissima difficoltà, non controlla il mezzo, guida sulla scarpata, si può dire. Non si riesce a vedere il replay perché non si riesce a registrarli, non ho capito perché. Comunque ho io l'indicazione dell'errore di Carradore, è stato tratto in inganno da Ferretti che si era girato, se l'è ritrovato in mezzo alla gara, l'ha urtato con grande violenza. Comunque un altro duello probabilmente troveremo tra un po', tra poche curve, sarà quello di Bastinato e Colombo. Per la nona posizione Bastinato sta letteralmente recuperando. Ah, scusami Guido, ma per l'undicesima posizione si è girato. E tanto Bastinato ormai è subito di scarico di Colombo, vediamo che cosa riuscirà a fare. E Colombo, attenzione, contatti due. Colombo ha toccato l'erba. Attenzione, il replay. Doppio ritiro per Carradore e Paglia. Tutti e due fuori dai giochi. Si sono ritirati per danni subiti dalle loro vetture. Qui contatto fra Colombo e Bastinato. Bastinato è comunque riuscito a guadagnare la nona posizione. E anche Bettinelli ha problemi. Colombo via, Colombo. Traverso di Colombo. Ma comunque riesce a tenere la macchina. Controllo. Letteralmente codente è riuscito a mantenere la macchina. Comunque Toma a pezzo in questo. Ricordiamo, Toma in quarta posizione. Credevamo potesse tentare di guadagnare, di attaccare per questi ultimi giri, gli ultimi due giri, David Consolari in terza posizione, ma Toma ha perso terreno nell'ultimo giro, perdendo addirittura un secondo e tre. Anche se in questo istante sta recuperando su Guido, scusami, ti tolgo la parola perché nelle ultime file c'è fermento per la 17esima, 18esima, 19esima posizione. C'è lotta con Fileri che supera Diego Carretti, che viene spedito in fondo al gruppo. Tre lì davanti si avvantaggia Mimmo Bettinelli e prende la 17esima piazza. Ci siamo spostati su questo trio perché è l'unico al momento che potrebbe far presagire ad un qualche tipo di lotta. Da segnalare la conta di Fileri, che era rimasto ultimo fino a poco fa, forse sta cominciando a spingere forte anche dei ritiri degli altri piloti per recuperare posizioni. Tanta perseveranza ovviamente è una buona dote e premia chissà. Intanto vado assolutamente a inquadrare la quarta posizione di Toma, il suo onboard sta recuperando sul Consolare, adesso lo vede molto bene. Il distacco è sotto i due secondi, siamo sul secondo e mezzo. Vediamo se Toma riuscirà a recuperare ulteriore terreno a Consolare. Sembra proprio di sì, nel primo settore ne ha mangiato un secondo e mezzo. Adesso puoi beneficiare anche della sua scia. Siamo però nel settore più lento di tutti, quello centrale. E vediamo adesso che cosa riuscirà a fare Toma, se riuscirà comunque a guadagnare quel terreno che serve per poi sfruttare un'eventuale scia. Sembra proprio che ormai lo ha praticamente agganciato. I due, ricordiamo, fino a poche curve fa erano divisi da due secondi di distacco, mentre Consolare adesso sembra un po' più in affanno. O meglio, sembra letteralmente volare Toma, che addirittura è più veloce di Barabba in prima posizione. State più veloci in pista, almeno nel primo settore, quindi sta veramente dando il massimo nel tentativo di guadagnare la terza posizione ai danni di Consolare. Vediamo che cosa riesce a fare. Consolare si è dimostrato sempre molto veloce, vediamo se... Non la voglio più fare, ma speriamo non commetta nessun tipo d'errore. Ci farebbe piacere vedere un duello fra i due.
non... questa è la parte più veloce, tra un po' arriverà una parte leggermente più lenta, vediamo che cosa riusciranno a fare. È sempre lì, non riesce a distanziarlo con Solari, ormai li sfrutta completamente la scia, si sta avvicinando notevolmente Thomas, ricordiamo in lotta per la terza posizione, si fa vedere qui all'esterno, sono molto vicini i due, non tenterà un sorpasso via la parabolica, non c'è spazio, però sicuramente ormai letteralmente sotto pressione David, conduce la curva in maniera ottimale, Thomas sta ancora guadagnando terreno ormai su tubi di scarico, è impossibile effettuare in questa parte di tracciato un sorpasso a meno che non ci sia un errore da chi precede. Vediamo che i due non stanno commettendo errori, hanno una guida estremamente pulita e adesso arrivano le curve più difficili, curve da seconda, terza marcia alternate a curve da quarta, quinta marcia, quindi un tratto medio veloce. Attenzione, slitta la vettura di Thomas, vediamo che ha qualche problema a restare in scia. Traverso micidiale si ritrova, va bene così per e anche con Solaro leggermente largo in questa curva. I vari all'attacco su Mariani, attenzione per la dodicesima. Attenzione perché posizione. Consolaro sta facendo le curve diciamo in maniera un po' troppo larga. Thomas ne sta approfittando, si sta avvicinando ulteriormente, siamo vicini al rettilineo finale. Penso proprio di approfittare sul rettilineo. Attenzione all'errore di Consolaro. E Consolaro va così a perdere la terza posizione, vediamo se riuscirà a guadagnare qualche metro che potrebbe servirgli per tentare di sfruttare la scena del rettilineo e comunque sia tentare un contro sorpasso, ma sembra che Thomas abbia letteralmente di più, sembra andarsene, vediamo che cosa succederà. Thomas non molto pulito in questa curva. Attenzione in tredicesima posizione Stefano Schivari all'attacco di Mariani. Schivari scatenato in questa fase di gara, ci spostiamo su di lui. Ecco, in tredicesima posizione, l'attacco di Mariani per la dodicesima si fa vedere, ma è letteralmente impossibile tentare un sorpasso in questa fase. Attenzione, Gioco Melli, sesta posizione, si gira, testa a coda. Siamo a inquadrare Consolaro, non riesce a sfruttare la scia di Thomas per la terza posizione e quindi rimane alle spalle, niente da fare per lui, è stato caro per l'errore commesso pochi secondi fa che gli ha fatto giocare la terza posizione del podio. Vediamo se comunque riesce ad avvicinarsi in questa staccata, adesso è molto vicino Consolaro, vediamo che cosa avrà intenzione di fare. Lo avevamo ravvisato, come Thomas avesse problemi a controllare la vettura in scia probabilmente viaggia più scarico e questo questa è la risposta al comportamento che sta avendo in questo momento la sua vettura. Attenzione Filippi in diciottesima posizione, fermo in mezzo alla pista, attenzione, che passa l'ora, Thomas, attenzione, velo disumano da parte di Thomas e Consolaro che si sta incagliando sul cordolo, qualche fase pitante coi doppiati che non si fanno pregare che... troppo per essere superati. Ricordiamo che sì, ha rischiato tanto Consolaro, comunque ricordiamo che chi è in scia non vede assolutamente niente, non vede diciamo praticamente niente del tracciato, proprio perché la carreggiata è stretta e ci sono delle enormi ruote posteriori, contatti, oh, si è girato Thomas. Che riparte adesso e tocca, no, incidente mortale
con un doppiato che stava arrivando. Andiamo a vedere il replay. Non parliamo di incinti mortali, perché qua al Nordish Life è un record tristemente noto di morti, per fortuna virtuali, qua in questa sede. Però andiamo a ripetere, manovre sempre rischio. Andiamo a vedere per l'ennesima volta l'incidente, un rientro un po' troppo azzardato da parte di Toma, che ha costato un incredibile impatto con un doppiato che purtroppo si è dovuto ritirare. Intanto riguadagna, così riconquista la terza posizione con Solaro, e andrei a inquadrare anche Barabba, che ormai all'ultimo giro, attenzione a schivare il deciso, ma ha condotto, ma fortunatamente è riuscito a molto velocemente. Dicevo, stiamo inquadrando Barabba, che ha condotto magicamente in testa tutta la gara dalla prima curva. Ricordiamo, era partito in pole position. Andiamo a seguirlo on board, sicuramente è colui che ha dimostrato di avere una miglior controllo della propria vettura, o comunque una maggiore abilità nel sfruttare questa vettura. Credevamo che ci potesse essere... Era stato il test squadra di Farmer pochi istanti fa, adesso è ripartito regolarmente. Credevo ci potesse essere un po' più di spettacolo nei duelli, senz'altro ce ne sono stati tanti a livello di ritiri, di testa coda o cose varie, ma duelli veri e propri abbiamo visti poi, se non nel rettilineo finale o... Attenzione testa coda anche per Mariani sull'ultima curva, che mette nel rettilineo di partenza. Ha un controllo disumano della propria vettura Barabba, non commette nessunissimo errore, va tranquillamente a toccare i cordoli. La sua macchina è letteralmente incollata a terra, tanto di cappello per lui. Non è a caso la Lotus. Lo ricordo, facendo una nota storica, le Lotus di quegli anni furono le dominatrici assolute dei campionati, proprio per la virtù tecnica che seppero ben sfruttare dell'effetto suolo, anche se nel 79 vinse una Ferrari con un sudamericano, era Jody Scheckter, che aggiudicò il mondiale, perché all'epoca davano più i risultati delle prime che non della seconda metà di campionato, per il sistema dei punteggi che vigeva allora. Ricordiamo, all'epoca era compagno di squadra di Villeneuve, deceduto poi su questa stessa pista. No, scusate, a Spa, ho sbagliato io, sì. No, scusate, a, no, a Zolder, sì, un lapsus. Non ricordo male, Villeneuve è morto a Zolder nell'83. Stiamo avventurando troppo sullo storico, di sicuro sbaglieremo. Intanto l'ultima curva per Barabba. Adesso sta fruttando il rettilineo finale. Se non abbiamo sbagliato, è proprio l'ultimo giro. Comunque, con una vettura stracompetitiva, Barabba riesce così a vincere questo special event di Natale e passa sotto la bandiera a scacchi, porta a termine la gara. E Barabba va a vincere, seguito da Arisi in terza posizione. Abbiamo Consolaro, che sta arrivando. Poi adesso Toma in quinta, Racali, e poi Giacomelli potrebbe non troppo difficilmente attaccare la posizione di Racali, salvo errori.
Attenzione a Bastinato in una posizione incidente per lui. Ritorna però in pista. E sì, protegge comunque posizione. È troppo lontano Thomas per tentare un sorpasso. Comunque ricordiamo, va a vincere Barabba l'ultima gara stagionale del campionato. Non ti vorrei non ti vorrei dire, però Thomas ha ridotto a vista il distacco. Attenzione, forse si gioca la carta proprio sul rettilineo d'arrivo. Gli prende una grande scia, però abbastanza lontano per attaccarlo. Duello rush finale con Ragali, forse ce la può fare. Attenzione, Ragali zigzagga un po' troppo al limite del regolamento, lo spinge pure, si permette di difendere in questo modo la sua posizione. Non so se verranno prese manovre, però verranno presi provvedimenti, però la manovra di Ragali non era propriamente regolamentare. Ha zigzagato molte volte il rettilineo, era perfettamente cosciente che Giacomelli lo poteva attaccare, forte di una grandissima velocità di punta, e si è difeso con questo mezzo improprio, addirittura l'ha spinto così, diciamo, verso l'erba, e Giacomelli stava quasi a rubare la piazza. Infatti è finito dietro per un solo decimo. Vedremo se ci saranno provvedimenti disciplinari da parte dei commissari. Intanto chiediamo a Lorenzo di fare una breve riassunto della classifica fino al momento. Prima posizione Barabba, secondo Arisi, terzo Consolaro, quarto Toma, quinto Racali, sesto Thomas Giacomelli, settimo Viela, ottavo Davide Ricciardi. E in una posizione Bastinazzo, che deve ancora però tagliare il traguardo, e in decima Cristoforo Colombo, in undicesima Pino Galota, dodicesimo Stefano Schivari, tredicesimo Mauro Mariani, quattordicesimo Ugo, quindicesimo Simone Fileri, Diego Ferretti in sedicesima, e tutti gli altri mi sembrano che siano ritirati tranne Adam Farmer, che è in diciottesima posizione. Attenzione, Farmer ha un bel testacoda e ha due giri di distacco. Eh no, si ritira. È arrivato adesso anche Pino Galota in undicesima posizione. Mancano ancora Stefano Schivari, Mariano e Ugo. E Ugo. Ancora tre. Sì, ma non ci saranno prospettive per questi ultimi. Tanto ci ha abbandonato uno dei registi, dei cameraman, vediamo se ci sono problemi con lo streaming. Non sembra ci siano problemi, anzi, funziona tutto correttamente. Comunque, gara sì, confermo. Gara movimentata, soprattutto per i tanti errori in pista. Abbiamo visto il gran numero di errori, forse l'errore è un pochino più in particolare l'abbiamo visto tra Biela, se non sbaglio, Bastinato. Attenzione a Schivari, il dodicesimo deve ancora tagliare il traguardo e continua ad andare a muro. No, attenzione, penso però non abbia grossi problemi a mantenere la posizione, anche se si è fermato. No, sta ripartendo, qualche problema a rimettere l'auto in pista, come se non avesse più sterzo. Dietro a lui è molto distante chi lo segue. Mariani è veramente troppo distante, riesce a portare la sua vettura Stefano a 12ª posizione. Stefano forse riuscirà anche a guadagnare il premio per chi è riuscito a scavalcare più vetture. Era partito un fondo, lui è riuscito comunque a effettuare un'enorme quantità di sorpassi. Vediamo, comunque è riuscito a... Mariani ha superato Ugo. Ugo deve aver avuto qualche problema. Mariani sì, ha sorpassato Ugo e arriva adesso. Mariani arriva adesso e... Eh sì, Ugo continua ad avere problemi di tenuta.
mancano poche curve anche per lui. Vediamo Ugo. Festeggia Marianne intanto. Quindi gara finita, ricordiamo il podio da... formato da Barabba, che ha vinto la gara in seconda posizione, abbiamo Lorenzo Arisi in terza controllare, che è riuscito a difendersi da Toma. In quinta posizione abbiamo Rahale, che ha fatto un arrivo al photo finish con Thomas, più o meno sportivo. In settima Biela, in ottava posizione abbiamo Ricciardi, poi Bastinaso, Colombo, Galota, Schivari, Mariani, Ugo, Fileri, Ferretti, Bettinelli, Farmer, Viva tutti ritirati, Paglia, Carradore, Kenny, ben 12 Cesani, Bacino, Naso, Copillard, Lucchini, Dave Hyde, Fabri, Roberto e Roberto Alaimo, che chiude il gruppo. Chiudiamo sì anche noi la serata. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito per quest'ultimo evento dell'anno. Vediamo che i vari campionati, sia NASCAR che Formula 1, ricominceranno nella seconda settimana di gennaio. Vi aspettiamo numerosi, cercheremo di migliorare anche questo servizio di streaming in HD. E non ci rimane altro che augurarvi buon proseguimento di feste e una buona notte. Ciao a tutti. Ugo, tagliamo al traguardo. Vi salutiamo e vi rimandiamo per i prossimi appuntamenti. Seguiteci. Grazie e buona serata, buone feste a tutti.